Chiedi a lui se ha gradito l'acqua fresca ai ristori. Com'è andata? È quinto arrivato, mi sembra. Sì, lui è stato uno dei migliori. Nei primi 10 ci sei stato. Sannoscia, che di recensioni sulle gare ne fa tante, a volte anche di cattive. L'anno scorso ci ha... Aspetta, Michele, che c'è la persona che ho preparato? Sono i due Egidi, datevi la mano! I due Egidi! I due Egidi, grande! Già chiamarsi Egidio è un brutto... Vai! Va bene così! Scusami, ma... No, vabbè, già chiamarsi Egidio, ma due poi, ce ne vuole! Sono cugini! Oh, che quelli sono fratello Albicesino! Ah, è fratello Albicesino! Ha il figlio di Antonio Marrafe, la parola a noscia! Grazie, cioè, voglio dire, mo l'abbiamo recuperato, mo lo perdiamo! Come diceva il caro Michele, l'anno scorso vi ho massacrato! Perché eravamo stati massacrati noi lì, dimenticati al sole, senza acqua. Comunque, come in ogni bella favola, in ogni bella storia, l'errore è servito. Diciamo, quello che l'anno scorso erano stati punti negativi, quest'anno si sono trasformati in punti positivi. È arrivata lì l'autobotte, ci siamo più che idratati, belli, bagnati, siamo partiti quindi già carichi. In più è stato rispettato perfettamente l'orario, quindi non siamo rimasti un'ora sotto il sole, siamo partiti così più carichi, più gogliosi. Il clima era quello che era, e in questo fu l'unico che può intercedere Don Pino presso chi sta lassù. E niente, per il resto il percorso è favoloso, a me piace tanto, nonostante io sia quasi claudicante, comunque riesco, nonostante tutto, a completarlo e a divertirmi. E grazie, niente, quindi un elogio a chi l'ha organizzata, un elogio a tutta Carovigno, a Torre Santa Sabina, a Torre Guaceto, ai bagnanti, a chi ci sopporta, perché mi rendo conto che è anche un sacrificio per chi è qui in vacanza. E niente, complimenti e ci sentiamo dopo. Grazie Roberto, grazie a te. Anche noi ci siamo divertiti quest'anno, avevamo voglia di riscattare dal 94. E io sono atlete anche. Bari. La famiglia Zongolo si è spostata, sì. Applauso a queste nostre amiche che sprintano. Il tappeto rosso in vita. C'è il bambino che continua a correre. Sì, non lo so, avrà il papà. Ciao, vieni, bello. Vai! Si è voluto fare la gara. Non c'è il pettorale, signori giudici, non l'ho squalificato. Arriva il nonno, ecco. Eccolo. C'è il nonno che ed ecco il nonno. Un altro amico per la prima volta alle due torri. Josué Brandi, facciamogli un applauso. 71 minuti, Josué, alla grande! E miseria! Ed ecco Giancarlo Cortella, grande carovignese che ci ha aiutato tanto in questa manifestazione, ci ha fornito i birilli per la gara dei bimbi e con un'ora e 12 di tutto rispetto chiude i suoi 12 chilometri. Qui finisce l'atletica, inizia lo jogging, dice Rocco Angolo. Questi non hanno apprezzato l'acqua fredda, nonno, come pazienza, che lui se non era a 15 loro gradi, sono loro sicuramente... complimenti. Secondo me si sono fermati, hanno bevuto, hanno fatto happening lì ai ristori. C'era il panino là. Infatti noi provvederemo l'anno prossimo per i panini. A proposito di ristori, se ti capita qualche atleta che conosci, chiedi com'è il ristoro finale così. Sì. Dove è finita? Adesso c'è l'acqua, vai. È finita forse l'acqua qua. Siamo rimasti basiti, stavamo parlando dell'acqua. Vabbè, poi chiederemo il perché, magari io vedo che hanno tutti la borraccetta tra le mani, la bottiglietta. Eccole qua, è fresca. Salve, mi come un cielo, scusa. Gara perfetta, bravissimi, complimenti rispetto all'anno scorso, un'altra storia. Don Pino ha organizzato questa gara nei migliori modi. Ristoro perfetto, collaborazione di tutti dalla parte degli atleti. Ottima gara, ottimo percorso, bravi bambini. Come ti sei qualificato? Ruggero Salvemini, atleta della Runners del Levante. La Sgherza non si vuole far intervistare, va bene. E là, scusa, l'acqua, che l'acqua fresca. Complimenti. Gambino, lo vuoi sapere se è buono il risultato? Scusami, sennò... Mamma mia, sto trepidando per il meglio. Sì, lo so, adesso facciamogli dire com'è il ristoro finale, posso? Sì. Devi omaggiare Angelo Convertino, Angelo Gisella, neo assessore allo sport in compagnia della moglie.
sono fatti questa bella gara. Sì, sono sorridenti, sono contenti. Allora Francesco, il ristoro finale, il Dombino vuole sapere se il ristoro finale ti ha soddisfatto. Bene, la furia era anche fresca. E l'acqua? L'acqua è ancora sigillata. Ma è fresco? È fresco, la bottiglia è fresca. Ecco un bel arrivo di amicizia. Ti aspettiamo per il Duatron. Sì, che sarà il Caro Vigno il 18 agosto, possiamo prendere il Deplian promozionale. 18 agosto anche nella formula staffetta, quindi un podista, un ciclista e un podista. Il podista deve fare due frazioni, il ciclista dovrà fare l'unica frazione di 23 km di bici. Ecco che arriva uno M65 accompagnato dal nipote, nostro Giuseppe Galizia, li facciamo un applauso. Quartulli, scusate. Accompagnato dal nipote, ecco un'altra carovignese doc. Noi abbiamo tutti lo stesso passo, vedi? O troppo veloci o troppo. Ok, altri atleti un po' provati e stanchi. Qualcuno ha perso il pettorale. Frangelo, pettorale. È volato. Ma c'era acqua da Lughegnano? Era finita? Vabbè, abbiamo esaurito l'acqua a un punto di sopra. All'ultimo ne abbiamo fatti tre, deposito borse, docce e attenzione al terzo ristoro che quest'anno purtroppo abbiamo avuto difficoltà col numero delle bottigliette. C'è Francesco qui. Vuoi provare tu a strappargli una parola? Io non ci provo. Aspettiamo il memorial. Ecco un'altra atleta. Questa è una triatleta, è Francesca Salvemini. È un bello sprint anche, belli atleti tutti e due. Eh sì, lei corre, pedala, corre, nuota. Bravi, bravi, con un nobile tempo. Se vedo bene, nata a gennaio. Quarta edizione, la nostra Carmen Lanzillotti. A te la leggenda. Pettorale 501. 501, sì. Complimenti a Maria Semeraro che ha accompagnato Carmen, perché Carmen è la prima gara ufficiale che fa dopo la sosta, dopo 7 mesi. 501 è arrivata là vivo. Sì. Con Carmen. Giusto. Lo so. C'è sempre un modo per arrivare. C'è sempre lui. Appunto. Presidente! Lo scorso anno ci ha regalato l'emozione della sua presenza. 360 atleti hanno passato il traguardo. Io so che quando arriverà Leonora Saponaro saremo quasi alla fine. Abbiamo la sorella qui, che dice, è vero o no questo? No, sta per arrivare. Telefonata? No, Leonora è brava, è la sua prima volta. Prima è arrivato il fratello che avrà fatto solo mezza gara. Aveva detto che accompagnava Eleonora, poi accompagnate Gito. E sbagliava, vabbè. Volevo assaggiare l'acqua fresca, è l'anguria fresca. Ma Francesco, sì. Che c'è? Paperino, non ti stanchi? Abbiamo lavorato e condiviso questi momenti e fa un piacere vederti qui. Un saluto solo grazie, vanno ad aprire la Belle Époque, eccola in arrivo, e bravo Oronzo, e Oronzo da cavaliere, visto, giù le mani Alessandro, una ciao. Storia che è arrivata al traguardo, ma ognuno c'ha i suoi difetti, perché non hai corso? Vediamo se ci sono notizie di Eleonora. Applauso a questi bravissimi concorrenti senza pettorale. Aveva ragione che era l'andatura di Eleonora, non mi potete. C'è il male nel fianco. Michele, Eleonora la preparo, sì. Io l'accompagno io. Grande Eleonora Saponaro. Combino le coronarie. Il chip, attenzione. C'è un chip, no, non chip. C'era il chip. No, chip, non i pantaloni. Non ci può più da tanti anni. Cioè, non mai mi sembrava. Stavo perdendo i mandalori. Eleonora, complimenti. Organizzatevi, vi aspettiamo 18 agosto ore 17:30 la partenza. Trovate poi tutte le notizie sul sito www.podisticacarovigno.com. Raduno comunque a parte. E basta, vai!
Giudici, scrivete americana. Un applauso a Albero Bello. Albero Bello, sono tutti entusiasti. Sì. Mi ha lavato la mano, però vabbè, ci sta questo batticinco un po' umidiccio. Giovanni Buzzotta, lui c'ha un bel po' di anni, eh. Grande. Da Polignano, Atletica Polignano, Giovanni, forza. Quelle 75. Questo no, nostro amico che arriva, bravissimo. Lì al lato. Mentre per quanto riguarda, sempre appunto della Pitontorane, scopo di Nato Masciale, mentre per quanto riguarda le donne, abbiamo avuto la vittoria della rappresentante dell'arte dell'Atletica del Corotondo. Bravissime, complimenti. Complimenti! Giuseppe, com'è andata oggi, Giuseppe? Bene. A che posto sei arrivato? Terzo fra i maschi e quarto in tutto. Non sa quarto fra le donne. Terzo fra i maschi e quarto in tutto. Non l'ho capito, comunque vabbè. C'era una donna in me. Un 0,34, classe, complimenti. Classe... M80, oh, ti c'è stato. I Rizzi della Amatori Putignano, complimenti. Sì, ma è notato, ho visto anche la sacra.